L'ambasciatore italiano in Ungheria farà un gesto di protesta in giornata contro le autorità magiare per le condizioni di detenzione di Ilaria Salis, la maestra anarchica milanese agli arresti a Budapest per tentato omicidio colposo, portata ieri in aula incatenata. Il ministro degli esteri italiani ha dato disposizione al segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, di convocare l'ambasciatore maggiore a Roma per ribadire la stessa protesta in Italia. Una linea, quella di Tajani, concordata con lo stesso premier. Nei giorni scorsi il titolare della Farnesina aveva chiesto all'omologo ungherese lo spostamento della detenzione della Salis in Italia, essendo il regime carcerario magiaro molto più duro di quello italiano. Sul caso è intervenuto anche il guardasigilli Carlo Nordio. È una fotografia molto dura, ha detto riferendosi alle immagini della Salis in catene. Abbiamo incontrato il padre, naturalmente la magistratura ungherese è sovrana, ma ci stiamo attivando in tutti i modi. La donna, che si è dichiarata innocente, rischia una condanna a 24 anni. I difensori hanno spiegato che un patteggiamento con una condanna a 11 anni è stato rifiutato. Il processo è stato rinviato al 24 maggio prossimo, mentre uno dei coimputati, tedesco, ieri è stato condannato a 3 anni di reclusione perché si è dichiarato colpevole.